Buonasera, è l'area del Poniente alle spalle di Voltri, quella che preoccupa maggiormente il comune di Genova. La situazione è particolarmente complessa in quanto in quella zona ci sono ancora frane, famiglie isolate e difficoltà di collegamento. Lo ha evidenziato l'assessore alla protezione civile del comune di Genova, Gianni Crivello. Vediamo. Se lei mi chiede la priorità, dico che la priorità è la zona della Val Cerusa. Diciamo più complicate sono nella Val Cerusa, dove abbiamo ancora direttrici principali ostruite e quindi con difficoltà di mobilità, di traffico, con difficoltà anche a raggiungere alcune frazioni anche con mezzi di soccorso. Quindi abbiamo situazioni di parziale isolamento, quella è la realtà. Poi esiste la Valpolcevera e poi naturalmente esistono qua e là situazioni che vorremmo affrontare. Io lo dico sempre, poi nessuno, qualcheduno in città magari da questo punto di vista ha difficoltà a comprendere in virtù del fatto che siamo in un momento difficile. Abbiamo 48 somme urgenze che sono state attivate nei giorni scorsi, che sono somme urgenze che nascono dall'evento alluvionale dei primi d'ottobre. A seguire ne stiamo per attivare circa 17 che sono eventi, queste emergenze che nascono dall'evento che precede sabato scorso. Adesso siamo in una fase delicatissima dove stiamo analizzando e sicuramente lieviteranno in maniera esponenziale, in maniera molto molto significativa. Ad oggi non sono in grado di poter dire in che termini, ma sicuramente in maniera significativa, a fronte di una situazione che non potremo mai mai affrontare e risolvere da soli. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, l'assessore del comune di Andora, Paolo Rossi, ha fatto il punto sulla situazione, evidenziando che sul territorio comunale si sono registrati danni per 1,5 milioni di euro. Rossi ha evidenziato che il comune si è attivato per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità. Anche se ora la situazione si è normalizzata, rimangono infatti importanti ferite da risanare su tutto il territorio andorese. Paolo Rossi chiede alla Regione tempi veloci per permettere ad Andora di porre rimedio ai danni subiti, soprattutto dalle strade dell'entroterra. L'ANAS ha fatto sapere che sull'Aurelia sono stati riaperti al traffico alcuni tratti in provincia di Savona, precedentemente chiusi a causa di frane e smottamenti. In particolare, nuovamente percorribile il tratto tra Albenga ed Alassio ed un tratto nel territorio comunale di Noli. In provincia di Savona, sempre sull'Aurelia, permane una sola limitazione alla viabilità. In particolare resta chiuso in entrambe le direzioni il tratto nel comune di Finale Ligure con traffico deviato sull'autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure. Nella provincia di Genova è ancora in vigore il senso unico alternato della circolazione in quattro diversi tratti, nel comune di Arenzano, nel comune di Pieve Ligure, nel comune di Zoaglie e nel comune di Chiavari. Infine, un tratto in senso unico alternato riguarda la statale 28 variante di Chiusa Vecchia nel territorio comunale di Chiusa Vecchia in provincia di Imperia. A seguito dell'esito favorevole delle analisi effettuate dal laboratorio ARPAL in data odierna sull'acqua erogata dall'acquedotto AMAT al punto di prelievo di via nazionale Castelvecchio e della relativa comunicazione dell'ASL 1 Imperiese, il sindaco ha emesso un'ordinanza con la quale si dichiara il ripristino della potabilità dell'acqua erogata. A Imperia, quindi, non vi sono più zone con dichiarazione di non potabilità. Oggi una delegazione di dipendenti del pastificio Agnesi di Imperia, guidata da Enrico Revello, segretario generale della CGIL Imperiese, e Gianni Trebini, segretario generale FLAI CGIL, si è recata a Roma in San Pietro per incontrare Papa Francesco. Lina Campagna, dipendente del pastificio e delegata CGIL, ha consegnato una lettera al Santo Padre. Nella delegazione anche Don Antonello Danni, parroco di Piani di Imperia, che ha fortemente voluto essere a fianco dei lavoratori. Ascoltiamo in collegamento telefonico da Roma il segretario generale della CGIL Imperiese Enrico Revello e Lina Campagna.
Revello, allora l'avvertenza Agnesi arriva anche nelle mani del Santo Padre, è così? Sì, oggi una delegazione dei lavoratori dell'Agnesi, accompagnata da noi e da Don Antonello Dani, parroco di Piani, si è recata in piazza San Pietro per l'udienza generale del Santo Padre del mercoledì. E nel suo discorso il Santo Padre ha ricordato anche l'avvertenza Agnesi. E una lavoratrice, la Lina Campagna, ha seduto vicino all'altare della celebrazione del Santo Padre e ha consegnato una lettera da parte dei lavoratori al Santo Padre. Ecco, quindi la Lina ha incontrato direttamente il Papa, ha potuto scambiare qualche parola con lui. Sì, io se volete vi metto in contatto con lei che è qua vicino a me, così gli parlate. Ecco, bene, grazie Revello, grazie. Com'è andato questo incontro con il Papa? Guarda, è stato bellissimo, è stato veramente emozionante. Io gli ho detto, vabbè, ma avevo il cappellino, gli ho detto sono del Pacifico Agnesi e allora io poi gli ho preso la mano, l'ho baciato, mi ha dato il rosario e lui mi ha detto che pregava per noi. Bene, quindi insomma comunque una giornata emozionante e anche un modo per tenere alta l'attenzione, Lina, sui vostri problemi, sì. Sulla necessità di andare avanti a lavorare a Imperia. Sì. Quindi tornate a Imperia soddisfatti, possiamo dire, da questa missione. No, torniamo con un cuore pieno di gioia, veramente, un'emozione incredibile. E come avevamo già avuto modo di denunciare, un provvedimento del governo volto alla riduzione delle spese pubbliche prevede la chiusura di 73 uffici provinciali della Polizia Postale, fra cui quello di Imperia, protagonista fra l'altro negli ultimi anni di importanti indagini. Contro questa ipotesi è ora intervenuta la senatrice del PD, Donatella Albano, che ha presentato un'interrogazione al governo. Sentiamo. La senatrice del PD Donatella Albano ha presentato un'interrogazione al governo contro la chiusura di 73 sezioni provinciali della Polizia Postale, fra cui quella di Imperia, disposta da un provvedimento varato dal governo per il contenimento delle spese. L'Albano ha evidenziato come in particolare la Polizia Postale si occupi di contrastare moltissimi reati online come stalking, molestie, cyberbullismo, clonazioni di carte di credito e truffe telematiche, per non parlare poi della pedopornografia. La senatrice del PD ha inoltre contestato l'aspetto del risparmio, sottolineando che comunque il personale sarà trasferito ad altri uffici e che le sezioni della Polizia Postale attualmente operano in sedi messe a disposizione da Poste Italiane, che si fa carico anche della copertura dei costi. Sono state ufficializzate questa mattina nel corso di due distinte assemblee le nomine del sindaco Alberto Biancheri alla MAIE e dalla MAIE Energia. Alla presidenza della prima, almeno fino all'approvazione del bilancio, rimarrà Gianni Rolando, mentre i componenti del CDA saranno Sonia Cepollina e Mario Lembo. Per quanto riguarda MAIE Energia, anche in questo caso non ci sarà più l'amministratore unico e nel CDA rimane Mauro Albanese, mentre al suo fianco ci sarà l'attuale direttore generale della MAIE SPA Angela Ferrari, che sarà presidente del consiglio di amministrazione, ed entra Andrea Gorlero, ex assessore ed ex consigliere del PD. Il GUP di Reggio Calabria, Adriana Trapani, ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nei confronti di Chiara Rizzo, la moglie dell'armatore Amedeo Matacena, imputata nel processo abbreviato che la vede accusata di aver tentato di schermare il patrimonio del marito. L'istanza era stata presentata dai difensori della Rizzo, gli avvocati Bonaventura Candido e Carlo Biondi. Il processo proseguirà l'11 dicembre. Il 10 dicembre invece è fissata la prossima udienza del processo nei confronti di Claudio Scajola. L'ex ministro, dopo il suo arresto, aveva ottenuto i domiciliari che gli sono stati revocati il 12 novembre scorso, sostituiti con l'obbligo di dimora nel comune di Imperia.
Incredibile, ma vero, ieri un autobus della Riviera Trasporti è stato multato dalla Polizia Municipale per aver sostato ad Armaditaggio al di fuori della fermata che in quel momento era occupato da delle auto. La notizia è stata riferita dall'UGL che ha annunciato che, vista la situazione, d'ora in poi ad Armaditaggio i bus in presenza di fermate occupate da veicoli non faranno più né scendere né salire gli utenti. Per l'UGL si tratta di un atto di tutela dei lavoratori. Gli agenti della squadra volante del commissariato di Sanremo, in collaborazione con i colleghi del reparto prevenzione crimine di Genova, proseguono i controlli nel centro della città dei Fiori. In tale ambito, questa mattina i poliziotti hanno arrestato un senegalese di 48 anni, sul quale è emerso un ordine di carcerazione della procura di Imperia per aver violato le prescrizioni sulla sorveglianza speciale. Ed ora facciamo una piccola pausa, fra poco. Seguiamo. Marcello Veneziani al Casinò di Sanremo ha presentato l'ultima sua fatica letteraria dal titolo Anima e Corpo, Viaggio nel cuore della vita. La presentazione è avvenuta nell'ambito dei martedì letterari della Casa da Gioco. Marcello Veneziani al Casinò di Sanremo ha presentato l'Anima e Corpo, Viaggio nel cuore della vita. Iniziamo subito col dire che differenza c'è tra anima e corpo. L'anima è ciò che resta, il corpo è ciò che passa, ma l'anima e il corpo sono in fortissima relazione sono due componenti che in effetti sostanziano la vita, l'esperienza, l'intelligenza di un uomo. E quindi è una relazione costante, l'uomo è esattamente il frutto di questo rapporto. Entrare nel cuore dell'anima, che cosa c'è di religioso? C'è di religiosa, come dire, un'aspettativa nei confronti di ciò che accadrà, un'aspettativa di destino, di sorte, ma il libro non ha un'intonazione teologica, è una riflessione proprio sulla necessità e al tempo stesso la verità di un'anima, cioè la realtà essenziale, costitutiva dell'uomo, che è fatta proprio di anima e corpo e non si può prescindere da uno dei due elementi. C'è un messaggio? Il messaggio è ritornare a considerare l'anima come il motore centrale della nostra vita, l'energia spirituale che ci muove, e quindi non considerarla soltanto attraverso i percorsi di benessere o attraverso forme retoriche ineffabili di immaginazione. Cioè, l'anima è realmente questo punto di luce che anima la nostra vita, che dà un senso, una direzione, e quindi ripartire dall'anima come centralità dell'esistenza umana. Come ci dobbiamo avvicinare alla lettura di questo libro? Ma direi con la curiosità nei confronti innanzitutto di se stessi, perché questo è un viaggio anche nel proprio corpo e nell'anima di ciascuno di noi. E poi il tentativo è quello di vedere nell'anima non nel luogo in cui l'uomo si apparta nella sua interiorità, ma l'uomo attraverso l'anima al contrario si apre al mondo, perché l'anima è in relazione col mondo, è connessione con le cose, con le altre anime, con gli spiriti vibranti che muovono il mondo, muovono l'universo e tutto. Tutti gli elementi che lo compongono. Nel corso dell'appuntamento culturale, letture scelte dell'opera sono state proposte dagli attori del Teatro dell'Albero, mentre un intervento musicale è stato curato dalla Scuola di Musica Ottorino Respighi. Sergio Lanteri, storico presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi di Imperia, ha passato il testimone a Marco Podestà, che quindi è ora la guida del Comitato. Il cambio al vertice è avvenuto ufficialmente nel corso dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi nella nuova sede sociale di Via Garessio. Al fianco di Podestà è stato formato il nuovo consiglio direttivo, composto da Antonio Zerbone, vicepresidente, Gianluca Lanteri, segretario, tesoriere, e da Guido Marchese, Antonio Retagliati, Nino Corbeddu e Marco Zicca. A conclusione dell'assemblea annuale, Sergio Lanteri, che continuerà ad essere presidente dell'Accademia dello Stoccafisso d'Imperia, è stato nominato presidente onorario del Comitato San Giovanni per acclamazione.
Venerdì e sabato si terrà ad Alassio, nell'Hotel Diana, l'11ª edizione del convegno internazionale di chirurgia epatobilio-pancreatica. I temi di interesse del congresso di Alassio ogni anno sono molti e tutte le volte diventano oggetto di discussioni vivaci e approfondimenti importanti. Quest'anno una delle motivazioni più importanti è quella di raccogliere tutta la comunità chirurgica intorno al ricordo di Lorenzo Capussotti e Gilles Menta, due figure di prestigio internazionale scomparse improvvisamente nella tarda primavera del 2014. La giornata del 21 novembre sarà dedicata alle analisi delle nuove terapie per la cura dei tumori primitivi del fegato, mentre il 22 sarà dedicato allo sviluppo della chirurgia. Il divenire della forma è il titolo dell'esposizione dedicata a Pablo Acquaguerri, che da sabato 22 novembre al 7 gennaio la Civiero Art Gallery presenta Diano Marina con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune. L'esposizione si terrà al Palazzo del Parco e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, chiuso il lunedì. L'inaugurazione si terrà sabato alle 16 alla presenza dell'artista. In occasione della festività patronale di San Leonardo, il battistero della Basilica Concattedrale di San Maurizio sarà aperto dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18.30 e da domenica 23 a mercoledì 26 novembre. Nella Basilica visitabile sino a domenica 7 dicembre la mostra Una Via Crucis per la modernità dell'artista finlandese Renato Boy, curata da Alfonso Sista e Daniela Lauria. L'inaugurazione si terrà sabato. Infine, giovedì alle 16, nel centro polivalente di Piazza Duomo, a cura del Centro Studi Leonardiani, si terrà la conferenza del professor Luciano Livio Calzamiglia dal titolo Il mistico simbolismo della croce. In occasione della festa patronale imperiese di San Leonardo, Imperia TV da domenica prossima sul canale 219 ogni sera alle ore 21 manderà in onda le trasmissioni dedicate al santo realizzate nel corso degli anni passati. Uno speciale sull'intera manifestazione di Olio Oliva, la festa dell'olio nuovo che si è svolta ad Imperia lo scorso fine settimana, andrà in onda su Imperia TV sabato alle ore 21, domenica alle 16.30 e alle 21 e lunedì alle 14.15. Ed ora andiamo a vedere com'è la situazione lungo l'autostrada dei Fiori. Questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato da lunedì 17 a domenica 23 novembre. In direzione Francia, carreggiata nord. Tra Albenga ed Andorra, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Imperia Est ed Imperia Ovest, cambio di carreggiata per adeguamento sismico del viadotto Oliveto 1, da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud. Tra Imperia Ovest ed Imperia Est, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Andorra ed Albenga, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza, da lunedì a domenica anche notturno. Ed eccoci alle previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria. Domani e giovedì 20 novembre prosegue la rimonta anticiclonica. Mattinata soleggiata, disturbata da possibili foschie nelle zone interne che si dissolvono nelle ore centrali. Nel corso del pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità con locale formazione di addensamenti di nubi basse anche consistenti. Umidità sui valori medi, venti deboli, variabili, tendenti a disporsi da sud-est sul centro Levante. Mare poco mosso, dopodomani venerdì 21 novembre prosegue il lento ma continuo aumento della nuvolosità per l'instaurarsi di un debole flusso umido meridionale. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso, coperto che lascia spazio a locali e temperature
schiarite, in particolare nelle ore centrali e sul levante della regione, umidità sui valori medio-alti, venti deboli variabili o deboli da sud-est sul centro-levante, mare poco mosso. È proprio tutto per questa sera, grazie di essere stati con noi, arrivederci.